Un saluto a tutti, vi ringrazio dell'attenzione, ho il dovere di tenervi aggiornati, informati, sono accadute alcune cose nelle ultime ore, quindi è necessario fare assolutamente chiarezza. Eh, il segnale è scattato a mezzanotte, quando abbiamo ricevuto eh, decine di fotografie di lunghe file di autoveicoli che dalla Calabria attendevano di passare in Sicilia, a Messina. Naturalmente questo è vietato. È vietato dalla precedente ordinanza che avevo adottato io alcuni giorni fa, è vietato dalla ordinanza che ha adottato subito dopo la Presidente della Regione Calabria è vietato dal provvedimento adottato poco più di 24 ore fa dal Ministro degli Interni assieme al Ministro della Salute. Divieto di passare da una regione all'altra, divieto di passare da un comune all'altro. Perché allora tante macchine chiedono di passare in Sicilia? I provvedimenti finora adottati parlano chiaro. Lo stretto di Messina lo può attraversare soltanto chi è appartenente alle forze dell'ordine, chi è appartenente alle forze armate, chi è operatore sanitario pubblico o privato, non importa, e chi fa il lavoratore pendolare, cioè chi quotidianamente, pressoché ogni giorno, si muove da una sponda all'altra che c'entrano centinaia e centinaia di macchine, quindi migliaia di persone in attesa di passare in Sicilia il grande rientro. Siamo alla seconda ondata il grande rientro determinato essenzialmente dal triangolo industriale del nord dove alcuni provvedimenti hanno portato alla chiusura delle fabbriche e degli stabilimenti. Molti lavoratori siciliani hanno pensato di mettersi sulla macchina e di venire in Sicilia. Tutto questo è vietato, è un danno, è un danno per chi pensa di arrivare in Sicilia ed è un danno per chi è costretto a riceverli in Sicilia. Oggi la miglior cura consiste nel restare nel posto in cui ci si trova. Ecco perché io mi sono allarmato, ho chiesto alle prefetture di Messina e di Reggio Calabria, ho chiesto al ministro dell'Interno perché, perché non ci fosse un cordone di forze dell'ordine per impedire il passaggio in Sicilia. Ho mandato una nota molto pesante ma sentita al Viminale. Io ho grande rispetto per l'istituzione, per tutti i ministri, per il capo del governo. Ma avevo già quattro giorni fa, quando ho chiesto al Ministro dell'Interno di eh, disporre l'utilizzo delle forze dell'ordine dell'esercito dell in ausilio alle forze dell'ordine, ho chiesto di avere particolare attenzione per lo stretto di Messina e quindi non è possibile che chiunque arrivi a Villa San Giovanni. Pensi di poter, pensa di poter attraversare lo stretto e di arrivare in Sicilia, dove magari poi troverà la nostra Guardia Forestale, quella della regione, troverà le altre forze dell'ordine, non, non tante in verità, eh, pronti a fare compilare il modulo, l'autodenuncia, così sapremo eh, da dove arrivano e dove sono destinati e invitando ciascuno di loro dopo aver verificato la temperatura corporea a stare in quarantena ma nessuno deve più entrare in Sicilia lo sa il signor Ministro dell'Interno, lo sa lo sa il Presidente Conte lo sa il Ministro Boccia col quale ho parlato ieri mattina lo sanno tutti a Roma oggi mi è scappata una frase che so essere particolarmente dura. Noi siciliani non vogliamo essere carne da macello. Non è allarmismo. Ma mi piace curarmi in salute. Non è possibile adottare provvedimenti duri e restrittivi come ha fatto il governo nazionale e ringrazio per averlo fatto. E poi i provvedimenti chi è che li rispetta se non c'è la forza dell'ordine e se non c'è chi minaccia e applica le sanzioni? Ecco perché mi sono seriamente arrabbiato questa notte e grazie a Dio stamattina mi dicono le nostre guardie forestali, quelle che dipendono da me e dalla regione siciliana, che il traffico nello stretto... Si sta normalizzando perché nel frattempo a Villa San Giovanni hanno creato due corsie, una per chi ha il diritto di entrare in Sicilia e abbiamo detto quali sono le figure che hanno il diritto, un'altra corsia per chi non ha diritto e deve tornare indietro e se ne deve risalire da dove è arrivato. Ho letto alcune agenzie... Oggi tutti siamo scienziati, attenzione, eh? tutti siamo eh, esperti del settore, tutti siamo bravi governatori, bravi amministratori, anche qualche parlamentare che dice Presidente adotti l'articolo 31 dello Statuto, eh, non scarichi la responsabilità sugli altri, quanta ignoranza, quanta ignoranza. Ma lo si sa che l'articolo 31 intanto non è accompagnato da norme di attuazione, come ben dice la Corte Costituzionale. E poi lo sanno che l'articolo 31 non si può applicare fuori dalla regione siciliana. Il problema qui non è a Messina, il problema è non farli arrivare a Messina, e il problema è a Villa San Giovanni, è sulla costa della Calabria, è lì che bisogna fare la cintura. Ed è lì che lo Stato è apparso assente o assai lacunoso o assai carente in questi giorni e nelle ultime ore. Spero che la mia rabbia, la mia protesta sia arrivata a buon fine. Naturalmente noi finora abbiamo applicato i protocolli chiesti dal governo nazionale, non abbiamo fatto di testa nostra, abbiamo solo anticipato alcuni provvedimenti in presenza di una crescita del numero dei contagiati in Sicilia negli ultimi quattro giorni e quindi io ho il dovere di capire che c'è una tendenza al rialzo e assieme all'assessore Razza abbiamo concordato misure più restrittive, compresa la chiusura dei negozi di genere alimentare, dei supermercati la domenica. Non è che la mattina mi alzo e decido di adottare un provvedimento, ci siamo confrontati, abbiamo acquisito prove concrete, domenica scorsa eh, la gente era in giro in Sicilia. Il supermercato non era un fine, era un alibi, perché assieme al supermercato poi c'era anche la corsa, la corsetta, la passeggiata sul lungomare o al viale, la visita al parente, tutte cose bellissime se non fossimo in guerra. E il nostro nemico eh, non lo conosciamo bene e per questo diventa difficile combatterlo e vincerlo. Lo vogliamo capire che il numero dei morti in Italia è di gran lunga superiore a quello dei tempi dei bombardamenti della seconda guerra mondiale. Vogliamo prendere coscienza di questo problema, di questa drammatica realtà, che va neutralizzata e gestita senza, senza farci prendere dal panico, con prudenza, con cautela. Ci sono delle norme che ognuno deve sapere osservare e ne usciremo, ne usciremo e ne usciremo anche bene. E intanto ci prepariamo col piano di contrasto. Ci vogliono nuovi posti letto in rianimazione. Quelli ordinari che abbiamo naturalmente non possono bastare in caso di... Eh, una degenerazione del fenomeno. Immaginiamo almeno 250 posti letto, 250-300. Stiamo convertendo alcuni reparti negli ospedali pubblici, abbiamo chiesto collaborazione agli ospedali privati, alle strutture private, alle case di cura, hanno risposto prontamente. Voglio vedere con i miei occhi, sono stato a vedere... Come stanno allestendo i nuovi posti letto di rianimazione al San Marco di Catania che abbiamo inaugurato come sapete alcuni mesi fa. Sono stato sempre con l'assessore alla salute che voglio ringraziare per quello che sta facendo in queste settimane e in questi giorni. Eh, siamo stati a Messina per verificare negli ospedali della città dello Stretto come se e come stanno lavorando per creare nuovi posti letto. Io mi fido appena appena di me stesso, e anche lì stanno lavorando bene. Nelle prossime ore andremo a visitare gli ospedali del Parermitano e della Sicilia occidentale. Nel frattempo, in caso di emergenza particolarmente acuta, stiamo pensando a nuovi posti letto per quelli che saranno dichiarati positivi, ma che non avranno bisogno. De, di andare in rianimazione, in terapia intensiva, ma servono anche quei posti letto e anche lì c'è tutto un piano che stiamo adottando assieme ai direttori generali delle ASP e assieme ai responsabili dei singoli ospedali. Immaginiamo 2.000 posti letto per i contagiati, ma speriamo di non arrivare mai a questo numero di contagiati, però ci dobbiamo curare in salute, come diceva mia nonna. E poi c'è il problema di chi arriva da fuori o di chi è arrivato da fuori e noi abbiamo scritto nell'ordinanza, va bene, vai in quarantena, stai 14 giorni isolato dai tuoi familiari, perché non sappiamo se stai portando con te il virus. In presenza di sintomi facciamo il tampone, se i sintomi non ci sono il tampone non ha senso farlo, ma controlla la febbre ogni giorno la temperatura corporea, la mattina e il pomeriggio, se hai tosse persistente, che devi neutralizzare così, <ride> e se hai la possibilità di avere un medico di base con maggiore disponibilità, ti fai periodicamente controllare, ma devi stare isolato. Qualcuno ha scritto, ma io a casa mia ho solo tre stanze, come faccio a tenere isolato mio figlio, mio marito, mia moglie? Bene, stiamo pensando anche a questo. Stiamo acquisendo nella nostra disponibilità alcune centinaia di posti letto di alberghi. Gli alberghi in questo periodo, come sapete, non lavorano, diventa più facile eh, poterli trovare. Ne abbiamo già trovati 150 a Palermo, stiamo cercando altre un centinaio nel messinese e oltre 200 in, nel catanese. Abbiamo già la disponibilità, nel pomeriggio e in serata firmiamo i contratti perché vengono pagati con il denaro pubblico. E poi, poi c'è la sanificazione dei centri abitati, eh, disinfettare le strade, disinfettare i sedili. Nessuno va a sedersi fuori, o almeno questo è l'augurio, nessuno deve entrare nei parchi, nelle aree a verde, ma lo stiamo facendo e per aiutare i comuni abbiamo stanziato un paio di milioni di euro per poter procedere, ma già alcuni comuni, alcuni sindaci lo hanno fatto a spese proprie e io li ringrazio, sanificare, sanificare i centri abitati e speriamo di poterlo fare anche periodicamente. Siamo in attesa delle mascherine che si chiamano dispositivi di protezione individuale, le mascherine, le mascherine che debbono consentirci di poter tentare di attenuare il rischio. E ne arrivano pochissime, finora sono arrivate forse 10.000 in tutto il periodo dell'emergenza da, da Roma. Ce n'è bisogno almeno di un milione. Ho parlato col, col ministro Boccia, mi ha assicurato che il governo nazionale ha fatto una commessa di 100 milioni di euro, dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, ma io non ve lo dico con certezza se prima non li vedo con i miei occhi. Quindi eh, appena arriveranno eh, provvederemo a distribuirle subito, intanto al personale sanitario, medico e paramedico poi nei posti di lavoro, nelle, negli uffici pubblici, tutti debbono avere il diritto ad avere una mascherina. In questo momento non servono le polemiche. Ogni tanto mi arriva l'eco, qualcuno per cercare protagonismo, certo, qui e per avere un titoletto un giornale oppure per avere qualcosa su, su Facebook che <ride> farebbe delitti. Eh, c'è un tempo per ogni cosa, ci sarà tempo per la visibilità. Per ora lasciate parlare il Presidente della Regione, che mai come in questo momento avverte la necessità, la responsabilità e l'orgoglio di rappresentare tutta la comunità siciliana, al di là delle appartenenze, al di là dei partiti. Io ho una grande, un grande compito che mi è stato affidato dal Governo nazionale. E come me tutti i colleghi governatori. E questo compito ho il dovere di portarlo avanti, sapendo di poter contare sulla vostra fiducia, sulla fiducia del Parlamento siciliano, sulla fiducia di tutti gli attori che si muovono in questo momento sulla società regionale. Dobbiamo rinunciare agli individualismi in una terra che è esasperatamente individualista. Dobbiamo lavorare per combattere e neutralizzare questo nemico. Non sappiamo quanto durerà questa guerra, non lo sappiamo. Potrebbero esserci ancora alcune settimane, potrebbero esserci alcuni mesi. Rispetto al resto d'Italia eh, non siamo stati travolti dai numeri, come avete fatto caso, ma è anche grazie alla prudenza e anche grazie alle ristrettezze che abbiamo posto in capo a ciascuno di noi se abbiamo evitato il dilagare del morbo e dobbiamo evitarlo nei prossimi giorni che saranno i più difficili. Ecco perché dobbiamo mettere da parte ogni antipatia e ogni simpatia, ogni risentimento. Dobbiamo essere un solo pensiero, un solo passo, una sola strategia, un solo cuore. Sì. Un solo cuore perché la comunità siciliana può dimostrare all'Italia e al mondo intero che sa essere presente alle proprie responsabilità. Non facciamoci prendere dal panico, non serve. Non ci serve, è un nostro nemico. Basta fare ognuno quello che viene chiesto di fare e statene certi, ne usciremo e anche bene da questa triste e difficile avventura. Tanti auguri a tutti. Buona fortuna e per chi è credente che Dio ci aiuti.